Buongiorno. Dovrebbe esserci una prenotazione a mio nome con destinazione Isola di Kauai. Il mio nome è Marble. Jean Marble. Controllo subito. Vediamo. Dunque. Sì, sì c'è. Perfetto. Il suo volo parte domani alle 14. Ottimo. Ho proprio voglia di una vacanza rilassante. Vede, è stato mio nipote ad insistere perché andassi in vacanza. Ci tengo proprio ad accontentarlo. Non sono abituata a volare. È la prima volta. Le confesso che anche per me è la prima volta. Mi consola sapere che non sono la sola. Questo posto è splendido. Ho sempre sognato di fare una vacanza su una piccola isoletta come questa. L'unico neo è che non c'è molto da fare per divertirsi. È vero. L'isola è piccola, però ti assicuro che non ci si annoia. Sono felice di essere al suo tavolo. Non amo stare in mezzo a gente snob o hip. Avevo scelto quest'isola perché mi sembrava sperduta e deserta. In un certo senso è così. Però ha ragione, non è certo deserta e tranquilla come anch'io speravo. Incredibile! Quella è la sfacciataggine di sfoggiare una miss come la mia. Tesoro, non cominciare. Nessuno qui ti mette in ombra. La devi smettere con questo egocentrismo impossibile. Siamo in vacanza. E vorrei che fosse tale. E per favore cerca di non farmi fare brutte figure. Una volta era molto più lussuoso. E ben frequentato questo albergo. L'hanno trasformato in una bettola da due soldi. Forse dovrei fare un'offerta a rilevare tutto. Un tempo non era così, ma oggi ho sicuramente più soldi di loro. Sicuramente però, non hai la stessa classe. Non è esattamente elegante esprimersi in quei termini. E per giunta qui, davanti a tutti. Se domani vuole visitare l'isola, le consiglio una passeggiata alla Baia del Granchio. E se volesse camminare di più, potrebbe visitare il piccolo villaggio all'altro capo dell'isola. Però le consiglio di non farsi accompagnare da quelli, perché sono solo serpi velenose. La ringrazio per il consiglio, signorina. Sarei comunque andata sola perché amo molto il silenzio e la quiete. Noto però con rammarico che qui non regna una grande armonia fra gli ospiti. Ma tu guarda quante relazioni nascono su queste isole sperdute. Quei due faranno ingelosire qualcuno prima o poi. Mamma mia, che sole caldo oggi.
E ricordati, mio caro, che i soldi sono miei. E ci metto un attimo a tagliarti le spese. Se non dai un taglio alla storiella che hai iniziato con quella servetta, te la faccio pagare. Angelica, sono stufo delle tue crisi di gelosia. Tu vedi sempre e solo il male ovunque. Salve Miss Marble. Salve ragazzi. Vorrei bere qualcosa. Mamma mia. Miss Marble. Si è appena persa una scenetta coi fiocchi. Per poco Lady Brenton non scuoiava vivo il suo giovane fidanzato. Secondo me lui avrebbe voluto ucciderla. Invece ha dovuto ingoiare il rospo per non perdere il malloppo. La vipera non è qui in vacanza. Lei non sa nemmeno cosa sia una vacanza. Vuole battere la mia offerta sull'albergo e umiliarci tutti. Quella donna è un flagello per chiunque la incontri. Credo che chiunque l'abbia incontrata la voglia morta. Quell'arpia di Lady Brenton mi ha dato dell'incapace. La odio. Non vale la pena odiare un essere insulso come lei. Lascia perdere. Dimentica e non pensarci più. Interessante. La odiano proprio tutti.